Secondo video della giornata che registro oggi, approfitto appunto che sto a casa per registrare i video che avevo in programma e essendo iniziato marzo è ora di parlare dei prodotti finiti di febbraio e quindi di vedere quali mi sono piaciuti e quali no. Come vedete il mio Hello Kitty a cestino è abbastanza pieno, quindi devo dire che ho un bel po' di cosette da dirvi. Allora, iniziamo subito da questo, perché altrimenti se no cade e fa casino. Allora, questo è una crema per il corpo dell'erbolario all'olio di argan. Più che crema per il corpo, io la definirei un po' un burro. E io ancora sento il profumo. Allora, l'ho terminato, ma mi è piaciuto tantissimo questo prodotto. Allora, per diversi motivi. Il profumo, fantastico. Un profumo delicato, dolciastro, buonissimo. La consistenza, ha una consistenza non proprio di burro solido, diciamo, ma quasi di una crema molto non morbida, però soffice, comunque piacevolissima al tatto. Si asciugava subito, quindi veniva subito assorbita dalla pelle e aveva un potere di idratazione top, 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 top. Per chi come me ha la pelle secca, soprattutto in inverno, un prodotto del genere è fantastico, quindi super super promosso. E poi ho terminato questo solvente per unghie preso così per caso al supermercato della marca Floyd, che devo dire è stato fantastico. Non sarà il più delicato che esiste sulla faccia della terra, a base di acetone proprio, insomma, penso che sia proprio la morte per chi ha le unghie molto delicate, fragili, sottili. Ma io non ho problemi di unghie delicate che si sfaldano, no. Quindi questo solvente mi è piaciuto tantissimo perché io spesso, anzi ogni volta che applico lo smalto, se non su tutte le unghie, su qualcuna comunque metto i glitter. Quello, cioè, io ce li metto sempre. Mi piacciono gli smalti con i glitter e se non ce li hanno ce li aggiungo io. E questo me li toglieva benissimo, senza bisogno di stare lì ad aspettare che faccia effetto, strofinare la cosa. Insomma, è fantastico. Poi, dischettini immancabili, questi sono quelli grandi per il viso della Cotoneve, 50 dischetti top, con un dischetto ci pulisco tutto il viso. Poi tornano le Yankee Candle, le candele. Ho terminato questa piccolina, quindi la già piccola, dei Soft Blanket, che secondo me è una delle profumazioni classiche, ma se ancora la fanno un motivo ci sarà, più buone di Yankee Candle, a parte che c'è l'orsettino ed è bellissima per questo, ma la profumazione di questa è qualcosa di fantastico. Mi ricorda molto anche quella del Bucato, che è Fresh Cotton, mi sembra. Me la ricorda molto perché ha questa profumazione un po' fresca, che però appunto si sente quando l'accendete, quindi non è di quelle che hanno quel profumo che si sente, non si sente più o meno. Questa si sente, ma non dà fastidio. Infatti non è la prima che finisco, avevo preso anche una volta una jar grande e quindi top. Comunque secondo me le Yankee Candle, per quanto ci possano essere fragranze che fanno più o meno profumo, più o meno effetto, rimangono comunque le candele top. Tutte le volte che ho cambiato non è che mi sia trovata benissimo. Poi ho terminato la Cipria di Too Faced, che è la Born This Way, e questa credo che fosse una colorazione unica. Allora, io quando l'ho aperta la prima volta sono rimasta un po' così. Allora, innanzitutto faccio vedere il packaging, perché il packaging merita. Allora, il packaging praticamente si apre qui, no, di qua, dove c'è scritto Born This Way, si apre così e qui, come vedete, c'è un cuoricino. Quindi i fori sono a forma di cuoricino, bellissimo. Il packaging mi piace tantissimo, infatti gli avevo dedicato anche una foto su Instagram.
Insomma, lì dicevo, quando l'ho aperta la prima volta, l'ho provata, ho visto, cioè vabbè, si vedeva anche da fuori, però a vederla dal vivo è un'altra cosa, e ho visto che era gialla. Dico, oh cavolo, che cipria è gialla. Allora, non è invisibile, ovviamente, un leggero colore ve lo dà. Comunque un po' il colore del fondotinta lo altera, però non è pesante, non è comunque questo effetto strano, basta appunto metterne poca, insomma, ma come tutte le ciprie, insomma, non bisogna esagerare, ed è comunque un ottimo prodotto. Devo dire che mi è durata veramente tantissimo, sono 17 grammi di prodotto, però io cioè l'ho utilizzata, non vorrei esagerare, ma applicandola praticamente tutti i giorni, perché io avevo solo questa, io di cipria ne uso sempre una e basta, fino a che non la finisco, 2 mesi. Io non esagero a dire che mi è durata 2 mesi, e quindi mi è piaciuta. Poi ho terminato un altro dentifricio di Mercy Andy, e questo è quello nero, praticamente alla liquirizia. Mi è piaciuto tanto perché ha questo sapore delicato, molto molto, insomma sì, delicato, non è che dà fastidio, di liquirizia. Quindi ok, vi deve piacere la liquirizia, però a me questi dentifrici di Mercy Andy mi piacciono, li trovo divertenti da usare perché sono trasparenti, hanno comunque dei microgranuli colorati, in questo caso neri, hanno questi sapori un po' strani, mi piacciono, quindi carina, idea carina, se avrò occasione li riprendo. Poi ho finito un Dazzle Gloss di MAC, e questo forse è stato uno dei primi gloss di MAC che io abbia preso, credo, ed è praticamente Internationalist, e questo appunto è un Dazzle Gloss perché, come vedete, è pieno zeppo di glitterini. Ah, questo aveva questo colore rosino, ma era pieno zeppo di glitterini multicolor, soprattutto sul blu celeste e verde, insomma comunque più che altro appunto celeste, e l'effetto sulle labbra si vedeva parecchio, quindi io che adoro i glitter, questo mi è piaciuto, non mi dava fastidio. Chi odia i glitter ovviamente non compra un prodotto del genere, perché i glitter sono veramente vistosi e appunto sono azzurri. Non so se ancora lo facciano, se ancora esista, perché ripeto, io questo probabilmente l'ho preso veramente anni fa, però non si era per niente rovinato, perché aveva comunque sempre questo fantastico profumo che hanno tutti i prodotti per labbra MAC, e quindi io l'ho continuato ad utilizzare perché ho visto che la consistenza non era cambiata, il profumo non era cambiato, non era cambiato nulla, quindi per me non era un prodotto scaduto. Quindi a me questo è piaciuto, anche se devo dire che aveva comunque quell'effetto un po' di appiccicamento, insomma, quando era un prodotto comunque pastoso, ecco. Però è anche un gloss che dura veramente tanto. Ah, poi credo che questo io l'avessi trovato in qualche box, non lo so, io mi sono ritrovata questo mascara e mi sono detta ok, lo uso, mascara Regal Lumineux e di Revitage, ma non posso dirvi nulla perché come l'ho messo era praticamente secco, quindi non colora nulla, non fa nulla, e quindi non lo so, l'ho messo qui giusto perché appunto è un prodotto che era nella mia makeup collection che butto, però non so che dirvi, se appunto funziona o non funziona. Vi posso solo dire che se vi interessa, ha questo scovolino molto blando, molto semplice, che cosa possa fare non lo so, quindi un prodotto in meno della makeup collection, ma non so che effetto faccia. Un prodotto invece che non mi è piaciuto per niente è questo di NYX, che dovrebbe essere la base per il mascara bianca, che poi dovrebbe appunto accentuare il mascara che ci è andata a mettere sopra.
Questo è il Big Loud Lash Primer, quindi proprio primer per le ciglia. Non mi è piaciuto, ho trovato praticamente un prodotto che non fa nulla. L'ho finito, Allora, questo è il suo scovolino, però io sinceramente mettendolo mi creava comunque delle ciglia anche un po' appiccicate, a ciuffetti. Poi ok, magari con il mascara un pochino mi si sfoltiva, però insomma io non ho trovato tutto questo grande effetto tra il metterlo e non metterlo, quindi secondo me, almeno per me, è un prodotto inutile. Poi invece questo prodotto io l'ho stra adorato, è di The Body Shop ed è praticamente l'Oils of Life, che è praticamente una crema gel per gli occhi, quindi per il contorno occhi, rivitalizzante. La figata, allora, innanzitutto il packaging, a me questo packaging di vetro è piaciuto tantissimo. Anche qui il prodotto è tantissimo, mi è durato tanto, e sono 20 ml, quindi sono 19,8 grammi, tantissimo, per essere appunto un contorno occhi, comunque che non è che si usi in grandi quantità. Ok, la cosa figa era che questo gel, a parte essere sì un prodotto comunque molto leggero, che si assorbe subito, quindi facilissimo anche da stendere prima del trucco, aveva dei mini glitter che quindi rendevano il packaging, quindi a vederlo questo prodotto molto carino, perché era molto glitterato, però una volta poi stesi si andavano a perdere, comunque non è che vi facevano il contorno occhi glitterato. Però insomma mi è saputa un'idea molto carina, era un prodotto infatti che io tenevo lì proprio in vista sulla mia postazione, perché mi piaceva tantissimo vedere questo gel pieno zeppo di glitter. Che fine facciano poi i glitter, questo non lo so, perché io non li ho più visti in giro per il viso, però lì per lì ci sono, e quindi prodotto buono. Comunque è anche idratante, ottimo appunto per il contorno occhi, e soprattutto che si assorbe subito. Poi, altri dischetti ovviamente, questi sono sempre quelli grandi, per la pulizia del viso, 70 pezzi, ma io essenzialmente questi grandi li adoro, anche perché questi appunto sono quelli che prendo alla COP, li adoro perché ho iniziato ad utilizzare mattina e sera, tutti i giorni, anche il tonico, e quindi utilizzo questi dischetti molto proprio anche per il tonico, e quindi niente, mi sembrano molto, molto più comodi di quelli piccoli che uso solo per gli occhi. Poi un prodotto che ho terminato è questa maschera per i capelli, che è di John Frieda, è la Frizz His Miraculous Recovery. Allora, un attimo di silenzio per il packaging. Io questo packaging così un po' metallizzato, soprattutto viola, l'ho adorato. Allora, lasciate perdere che a me mi si è rotto subito perché mi è caduta e quindi mi si è staccato, insomma, un casino. Allora, questa maschera sembra veramente uno di quei prodotti da salone, da parrucchiera, che vi dà veramente la sensazione di applicare un qualcosa di importante, perché ha il classico profumo proprio di quei prodotti. Sì, ecco, mi si è rotto, quindi lasciate perdere, mi si è staccato, da parrucchiera, ed è un profumo comunque forte che quando l'applicate si sente, e comunque anche come effetto lo fa, rende veramente i capelli morbidi. Ora io non so se sia anche districante, perché appunto io non ho problemi di nodi, però nutre, ripara in profondità, è vero, cioè è una maschera bella forte e corposa. Poi ho terminato due sieri, perché appunto sto utilizzando anche i sieri per il viso, ho iniziato, e ormai sono dipendente dal siero e dal tonico, perché noto veramente la differenza, sono fantastici. Allora, questo è un siero di Relasteel Progression HD, attivatore di luminosità, ed è praticamente da 15 ml.
ha il suo dosatore a contagocce e questo è stato forse il primo che ho iniziato ad utilizzare e mi è piaciuto tantissimo. È un ottimo prodotto, veramente ottimo. E io in generale appunto ora i sieri li adoro perché prima della crema vedo proprio che al momento in cui vengono assorbiti dalla pelle, la pelle è comunque più bella subito e mi piace veramente tantissimo e questo pure mi è piaciuto tanto. Ha un profumo leggero, si assorbe subito, ha questa consistenza comunque un po' gelosa, comunque non è proprio liquido e niente, ottimo, mi è piaciuto tanto. Così come mi è piaciuto quest'altro siero che invece avevo preso dal mio sito bio, dove faccio sempre la mia spesa bio, ed è Fior di Linfa Viso, ed è oro verde si chiama, ed è fitocosmetico compattante, aiuta a ridurre cedimento cutaneo e rughe, depura la pelle. E questo andava sbattuto prima di utilizzarlo perché praticamente conteneva, non so se delle erbe, qualcosa, comunque c'erano dei pezzettini verdi, anche questo ha il suo mitico contagocce, ha dei pezzettini verdi appunto che andavano quindi poi sparsi sul viso, ovviamente non vi rimanevano, poi si scioglievano. Allora, questo aveva solo un piccolo difetto, il profumo. Aveva veramente un forte profumo erbaceo che un po' mi disturbava. Non era veramente molto piacevole, però forse anche positivo, perché magari non contenendo comunque, infatti c'è scritto senza profumo, aveva comunque meno schifezze chimiche al suo interno. Però anche questo mi è piaciuto perché anche questo io vedevo proprio l'effetto di pelle subito più rimpolpata, più fantastica, quindi anche questo mi è piaciuto veramente tantissimo e la marca appunto credo sia proprio oro verde, comunque è Made in Italy ed è prodotto da Mary Rose SRL, comunque ecco l'ho preso dal sito che vende prodotti bio. E poi da ultimo ho terminato anche una matita per gli occhi nera di MAC che è dentro al tappino praticamente, era una mini matita che era contenuta in un cofanetto natalizio, mi viene pochette, cioè stamattina proprio le parole, in una palette natalizia di qualche anno fa, orrenda. Questa matita era orrenda, una matita nera che non ha mai scritto nero, era più un grigio scuro, l'ho odiata, l'ho finita, è qui dentro spersa nel tappino, quindi l'ho proprio finita tutta, però ce n'è voluto per finirla perché non faceva comunque un tratto nero ben definito, era sempre quel grigino, comunque quel nero sbiadito, orrenda. Ma in generale come tutti i prodotti che si trovano in queste edizioni limitate, ma soprattutto nelle edizioni natalizie, io infatti sono anni che non compro più prodotti che escono solo in edizione natalizia perché secondo me non hanno la stessa qualità dei prodotti che hanno comunque nella linea permanente. Ok, anche i prodotti finiti sono finiti, quindi Hello Kitty ringrazia che l'ho svuotato. E quindi niente, come al solito fatemi sapere se avete qualche domanda su qualche prodotto che vi ho fatto vedere. Se anche voi avete provato le stesse cose che ho provato io, non vi siete trovati come mi sono trovata io, insomma. Se volete commentare, commentate. Vi ricordo sempre che sotto trovate tutti i link per i miei social, seguitemi soprattutto su Instagram e iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video, se vi piaccio io, e attivate anche la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!